Stiller, vatti a nascondere. Vatti a nascondere perché hai sbagliato tutto. Hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare, lo hai sbagliato. Iniziando dall'espulsione di Freuler, che non c'era mai nella vita, perché Mendy, a parte che non viene preso, però sì, il fallo c'è. Ma Mendy non era in porta. Mendy si stava allargando sull'esterno. Quello era giallo tutta la vita. Poi verso il 75esimo, Casemiro simula. Lo grazia, non si sa perché. Non si sa perché. Se quello è il metro, devi esperlerlo. Invece boh, ritorna sui suoi passi. Indecente, indecente. Ovviamente l'Atalanta poi non ha potuto fare la sua gara, quella a viso aperto, è dovuta chiudere, ovviamente, e pur chiudendosi ha perso la partita con il gol proprio di Mendy. Però un 1-0 recuperabilissimo al Valdebebas, recuperabilissimo, perché ovviamente l'Atalanta non avrà probabilmente Duvan Zapata, o forse sì, vedremo se recupererà. Non avrà Freuler, ovviamente si spera nel rientro di Atibor, ma non si sa quant'è il recupero ancora da fare per l'olandese. Beh, oggi Atibor avrebbe fatto comodo. Non che Mille non abbia fatto nulla, però ovviamente occasioni di spingere molto poche per via di quella inferiorità numerica che non doveva esserci. Gollini comunque il suo l'ha fatto sul gol, la vede partire troppo tardi. Anche se la sfiora quasi, la sfiora, non si può fare nulla. Ilicic entra e poi esce, non si sa perché. Tra l'altro poi appena dopo il cambio Palomino e Malinowski c'è, cioè quel calcio d'angolo che porta al gol di Mendy, proprio battuto corto, battuto fuori. Poi arriva il gol. Stiller, vatti a nascondere. Hai buttato una gara. Hai rovinato una partita. Solito protagonismo. Anche in campi internazionali. Incredibile, incredibile. Non è possibile. Non è possibile. Che poi ha posto a rilevare Pasalic doveva essere Muriel. Poi Zapata si è fatto male. E allora fuori Zapata dentro Pasalic, che praticamente si è giocato un'ora di gioco. E probabilmente non giocherà contro la Sampdoria. Boh, non lo so. Lo 0-0 era comodissimo. Era comodissimo, perché poi potevi pareggiare lì a Valdebebas 1-1, 2-2, pareggiavi e passavi. E invece, se avesse espulso anche Casemiro, probabilmente il gol non arrivava. O forse sì, perché comunque il Real ha i top, anche se sono anche riserve. Vinicius Junior figura come riserva. Io non lo terrei come riserva. Nulla. Nulla, è entrato Mariano Diaz e non ha fatto un cacchio. Alla fine
Alla fine di porta del Real Madrid quanti sono stati? 3. 3. Su una miriade di tiri fuori. Nell'Atalanta ha tirato 2 volte nel primo tempo con Muriel, tutte e 2 fuori. Niente, brutta storia. Credevo nel pareggio. E all'86esimo. È sfumato. Brutta, 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 brutta. E Steeler, patti, a nascondere. Bella ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, questo guadagno è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.